Ciao Smargiassi! Benvenuti in questo nuovo video dei patafisici. I patafisici, quelli che stanno popolando i vostri incubi migliori. E quelli che stanno benissimo oltretutto. Benissimo. Tra l'altro vogliamo dire che ciò che è accaduto nell'ultimo video... Beh, noi ci discostiamo da ciò che è accaduto nell'ultimo video, noi non c'entriamo niente. Cos'è che è accaduto nell'ultimo video? Quale ultimo video? No, scherzi a parte, in questo video vogliamo mostrarvi alcune cose belle, perché la qui presente patafisica Ari ha una piccola passione, ovvero dipingere magliette. A me piace prendere magliette anche vecchie oppure semplicemente insulse e renderle un'opera d'arte, come dire, cioè proprio modestamente un'opera d'arte patafisica. Beh, giustamente bisogna puntare in maniera ambiziosa verso il massimo. No, a parte gli scherzi, Ari fa queste magliette che sono veramente divertenti, sono belle, perché si prendono veramente delle magliette anonime e si rendono in qualche modo uniche. E visto che negli scorsi giorni ci siamo rivisti un film che ci sta molto a cuore, ovvero i Tenenbaum, ci è venuto in mente che perché non fare una maglietta, anzi una coppia di magliette a tema Tenenbaum? Tenenbaum. E così abbiamo deciso anche di fare questo video in cui vi mostreremo come Ari lavora sulle magliette. Tra l'altro Ari ha anche un sito che si chiama... Arizona.org, l'abbiamo appena cambiato. Arizona.org, poi sotto in descrizione trovate tutti i link. Potete Arizona andare... con la Y, sì. Esatto, trovate il link, quindi potete andare a vedere anche i lavori pregressi di Arianna, che però fa magliette su commissione, quindi se avete un'idea bizzarra, qualsiasi cosa, poi durante il video vi mostrerò anche altri lavori che ha fatto, beh, basta contattarla per prendervi la vostra maglietta personalizzata e dipinta a mano. E quindi non possiamo che darvi il benvenuto a questo video che è un po' un tutorial, un po' una patafisicata, un po' un pomeriggio divertente in allegria, e non possiamo che dirvi I always wanted to be a Tenenbaum. Quindi, cara patafisica Ari, spiegaci un po' come cavolo inizi a lavorare su queste magliette. Allora, prima di tutto prendo una maglietta. Dai! E davvero? Prendo un'immagine. Sul serio? Sì. Prendo una maglietta semplicissima, la compro, non la rubo. No, no, in realtà ragazzi, l'ho vista io, l'ho rubata. E metto sotto, anche subito per disegnare, per fare lo sketch iniziale, metto un libretto abbastanza rigido, così da poter... Insomma... Facci vedere che libretto è! Facci vedere il libretto! Svela i tuoi segreti! È un libretto di storia che non abbiamo mai usato a Ma scuola! Che cacchio! Avete capito? Avete capito il disastro? Il disastro! Ecco, quindi libretto sotto! Libretto sotto, e perciò si va a fare lo schizzo. Io l'ho già fatto perché ci si impiega un po' di tempo, soprattutto se bisogna fare dei ritratti. E ho usato, con questa maglia che è abbastanza chiara, il carboncino. Carboncino, eccolo qua. E quindi questo è il risultato dello sketch. Esatto, iniziale. È molto leggero perché appunto non voglio essere troppo distratta da segni magari fuori posto così. E adesso io vado a dipingere con questa punta fine fine. E uso il colore Seta Color Opaque Noir, proprio nero pece. Guardate che product placement che stiamo facendo. Boh, non so neanche se è una marca. Bene, e quindi non possiamo che augurarti buon lavoro. Grazie.
Mentre Ari lavora e io non ho un cazzo da fare, vi faccio vedere un altro lavoro che trovate su Arizone. Anzi, Arizona. L'avete visto voi? Il gatto di Schrödinger come non l'avete mai visto. Finalmente il vero felino viene fuori. Pensatevi se dalla scatola si sentisse provenire un colpo di pistola e trovate poi il gatto con la tempia spappolata. L'ultimo gesto del vero felino. Mostrare la propria libertà che, come Seneca, è il suicidio. Questo Schrödinger mica l'aveva previsto, eh. Allora, come procede? Come sta andando? Sta andando bene, ho fatto la parte più difficile che era il volto, infatti ci ho messo tipo 3 anni. Il Rick Duffer di qualche anno fa avrebbe per sbaglio fatto rovesciare la boccettina di colore sulla maglietta, ma io ormai sono una persona matura grazie alla patafisica, a differenza di altri patafisici che non sono affatto maturi. Abemus Margot, non Margot, lei, Margot, lei. Oh, e la prima delle due magliette è andata. Ultimata. E sei soddisfatta del lavoro? Sì, sì, devo dire che sono piuttosto soddisfatta. Mi sono accorta di un po' troppo spazio, per esempio, fra i capelli e il volto, però devo dire che assomiglia a Margot, quindi... È lei, Abemus Margot. E adesso a chi tocca? Adesso tocca a Ricci. E vai!
Così, così posso fare molto bene. Anzi, l'occhio. Arianna pensava che tutto questo lavoro sarebbe stato fatto senza conseguenze né disturbi, ma in realtà io sono qui esattamente per disturbarla e quindi adesso livello 2 di difficoltà. No! No! Adesso dovrà dipingere con me che le titillo l'orecchio. No! No! Ce la farà? Dipingi! Non ce la fa, non ce la fa. Già al livello 2 si è arresa. Sto continuando a dipingere io. Ok, allora quindi titillo l'orecchio. No! Non devi sbagliare a fare le linee. Livello 2 è ok. Il livello 3 è le tiro un cazzotto sui denti fortissimo mentre dipinge. Speriamo non sanguini sulla maglietta, sennò il lavoro sarà. Quindi 1, fai un bel sorriso. 1, 2. Abemus anche Ricci Tenenbaum, perlomeno la testa fantasmatica, perché ci manca ancora il corpo. Che ne hai fatto del corpo? Me lo son magnato. A inizio video ho messo un fazzoletto sopra la maglietta per evitare che, per esempio, quando dipingo, di sporcarmi l'avambraccio e quindi portarmi dietro il colore, perché sennò questo crea parecchi disagi. Per questa maglietta che è chiara ho usato il carboncino, però di solito uso i gessetti sulle magliette scure, che sono anche più facili. Cioè che il gessetto è anche più facile da lavare via. Per cancellare il gessetto e il carboncino in questo caso basta lavarli, insomma, a temperatura normale in lavatrice, però una cosa importante è che prima di lavarlo bisogna stirarlo al contrario in modo da fissare bene il disegno, perché se si mette in lavatrice così va via il disegno e quindi è stato tutto inutile. Poi per i lavaggi successivi basta fare lavaggio normale, magari sempre tenendo il disegno all'interno così che non si rovini. Ok, se avete idee per delle magliette personalizzate basta che mi contattiate su Facebook oppure che mi scriviate una mail all'indirizzo derizzo.arianna@gmail.com. E voilà, abemus anche Ricci Tenenbaum, anche lui uno che aveva sempre voluto essere un Tenenbaum. Allora, com'è andata? È stato faticoso soprattutto fare due magliette di fila, più che altro perché
quei ritratti bisogna stare molto attenti, è questione di dettagli. No! Quindi adesso manca solo la scritta. Sì, che scriverò I always wanted to be a Tenenbaum. Dopodiché le due magliette gemelle di Ricci e Margot Tenenbaum saranno completate. Ultimate. Oh yeah! Yeah. Ma quanto fiche sono queste maglie! Smargiassi! Quanto sono belle! Ho sempre voluto essere un Tenenbaum. Adesso c'ho un Tenenbaum che guarda un altro Tenenbaum. Quanto è fico. Fantastico, fantastico. Ho ultimato la maglietta, infatti, scrivendo I always wanted to be a Tenenbaum qui sotto. Non so se si legge. Con la stessa tecnica, quindi, che vi è stata mostrata per i disegni, è stata fatta anche la scritta. E beh, ovviamente queste sono maglie che vanno in coppia perché non c'è Ricci senza Margot e non c'è Margot senza Ricci, ovviamente. Però nel caso vogliate qualsiasi altro Tenenbaum, sono disponibile a farlo. Pure il cane posso farlo. Anche il cane, dopo che è stato spiaccicato dalla macchina, tra l'altro. Povero Buckley. Comunque, cos'altro possiamo dire? Ovviamente qui trovate il sito di Arianna, che è arizona.org. Lì trovate tutte le informazioni, trovate l'indirizzo mail a cui scriverle se volete qualche informazione, le tariffe, le modalità sia di pagamento che di prenotazione, e quindi mandate tutte le richieste, fatela un po' lavorare perché cacchio, ce n'è bisogno di magliette così, magliette un po' patafisiche. Quindi, brava Ari, hai fatto un ottimo lavoro. Lo so. Dite brava ad Ari, altrimenti vengo lì e vi stacco le orecchie. Ma tanto lo so che sono stata brava. Ecco, molto modesta, come sempre. E non possiamo che ringraziarvi per questa visione. Noi ci vediamo con i prossimi video dei patafisici. E arrivederci e grazie per tutti i pollici.